Grazie per poterci trovare di nuovo tutti insieme. Questa sera, come dicevamo la volta scorsa, avremo la possibilità di ascoltare la testimonianza, il racconto di tre unità di strada che in qualche modo ci aiuteranno ad entrare un po' e fare questo tipo di viaggio, se vogliamo, dell'incontro, sulla strada. E, come preannunciato, quindi interverrà la comunità di Giovanni XXIII, c'è in collina questa sera con noi, poi la comunità di Sant'Egidio, c'è Monica, e poi la parrocchia di San Frumenzio. Ovviamente le tre unità di strada, che voglio dire, non è che ci sono differenze abissali, però con tutta una serie di magari sfumature ci aiuteranno a cogliere vari aspetti. Allora, l'idea è lasciamo intervenire tutte e tre loro e dopo lasciamo un piccolo spazio per eventuali domande da rivolgere via chat o, visto che non siamo un numero così grosso, eventualmente anche attivandoci il proprio microfono. Vi propongo di iniziare con una preghiera insieme, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ci mettiamo alla tua presenza, Padre, da figli, figli da te amati, noi come tutti i fratelli e sorelle che incontriamo giorno per giorno nella nostra vita. Figli come tutti i fratelli e sorelle che vivono situazioni vergognose di oppressione, di violenza, di schiavitù, di ogni genere. E su tutti invochiamo la tua benedizione. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Bene. Allora, lascio subito la parola a, dovrebbe essere Encolina che interviene per primo. Buonasera a tutti, come è stato detto io mi chiamo Encolina e sono la referente dell'antitratta per la comunità Papa Giovanni XXIII su Lazio. Visto che abbiamo un po' i minuti e i contatti, insomma, inizio subito a presentare un po' come funziona, cosa si vive nelle nostre unità di strada. Allora, intanto dico un po' come è formata come unità di strada. Noi siamo un gruppo non molto grande, variamo dai 6 ai 10, dipende dal periodo dell'anno, dove siamo soprattutto dei ragazzi giovani, credenti e non, che però sentono molto forte dentro di loro questa ingiustizia nei confronti delle ragazze che sono costrette a prostituirsi per strada. In più abbiamo anche il nostro, io lo chiamo sempre il pezzo da 90, che è una sorella di comunità che ha più di 80 anni. Ed è da 12 anni che va sulle strade di Roma per incontrare le ragazze di strada. Infatti, tutte le ragazze che la conoscono la chiamano mamma adesso, insomma, è diventato proprio di famiglia. E grazie a Dio abbiamo anche sempre quasi sempre la fortuna di avere con noi un sacerdote. E le ragazze, soprattutto nel raccontare, nell'esprimersi, nell'aprire il nostro cuore, apprezzano molto la figura di un sacerdote che sta con noi. Allora, il primo passo con queste ragazze è quello diciamo, di instaurare un rapporto, una relazione che va oltre le superficialità, una relazione che è diversa da quello che loro incontrano nella strada, perché tranne noi sono i clienti, quelli che si avvicinano alla strada alle ragazze,
se vogliono sempre, insomma, qualcosa in cambio. Noi andiamo là per creare, diciamo, un'amicizia e poi, se possibile, accompagnarlo in un percorso che li porterebbe anche a fare, a prendere un'altra scelta, quello di uscire dalla strada. Noi le ragazze non li incontriamo solo nella strada, anzi, nella strada il contatto è abbastanza limitato, un po' perché si vergognano, un po' perché è il cliente, un po' perché passa la polizia, chiamano la polizia. Quindi gli incontri non sono sempre molto lunghi sulla strada con queste ragazze. Quindi noi spesso li incontriamo anche in un bar, facciamo colazione insieme, pranzo, cena. In modo, come dicevo anche prima, di proprio creare una relazione e davvero di amicizia. Io sono pari a te, se tu c'hai bisogno di me, io ci sono. Non perché io sono supereroe, che adesso sono qua e vengo e ti offro il mio aiuto e ti risolvo tutti i problemi, perché non è assolutamente così. Noi andiamo, come dicevo prima, da 12 anni ormai sulla strada, e io personalmente da 7 anni. Avevo 18 anni quando ho fatto la prima uscita in strada e in questi anni noto che tantissime cose sono cambiate. È cresciuto molto il numero delle ragazze nigeriane che sono sulla strada. E ogni tanto incontriamo qualche ragazza spagnola che almeno sulla Togliatti, dove noi andavamo, era proprio difficile trovarle. E non ci sono più le ragazze albanese, però dico sempre: noi facciamo il Togliatti, Cinecittà da tutti e due i lati, e le ragazze albanese non ci sono più. Poi si nota molto che durante l'estate cala molto il numero delle ragazze. Infatti, noi a settembre-ottobre gli diciamo sempre: ah, ma io ero contenta, non ti avevo visto, pensavo che eri tornata a casa tua, con la tua famiglia, con i tuoi figli, perché tante sono anche mamme, e loro ci raccontano che in realtà si spostano verso il mare, perché là c'è più turismo, ma c'è più giro, diciamo, anche se suona molto brutto. È un incontro molto, molto difficile quello che si fa con le ragazze, quanto è difficile, anche bello. Io, tra tutte le i tipi di povertà, diciamo, che ho conosciuto, credo che quella che proprio mi è arrivata al cuore siano queste ragazze, perché nell'ascoltarli capisci che la loro sofferenza non è iniziata nel momento che loro si sono trovate costrette a prostituirsi sulla strada. C'è tutto un percorso prima, nel momento che sono state vendute, nel momento che sono state tradite. Ci sono dei casi dove sono state le famiglie che sapevano bene dove stavano andando le figlie e comunque, diciamo, hanno accettato, poi senza entrare nel giudizio di nessuno, però queste ragazze sono state ferite già da prima, ragazze violentate nelle loro famiglie, cresciute purtroppo nelle famiglie ormai distrutte, o ragazze che la famiglia pretende, che devono rispondere ai bisogni della loro famiglia, a tutti i costi, non importa che lei sta sulla strada. Quindi sono ragazze che il fatto di prostituirsi è una delle tantissime sofferenze che hanno avuto nella loro vita, e questa cosa segna loro, ma segna anche a te, perché io davanti alle ragazze mi sento sempre impotente. Io lo dico sempre: se c'è una cosa negativa e positiva in questa esperienza, che unisce sia il bello sia il brutto, è la sensazione che ho ogni volta quando torno a casa dopo l'uscita in strada. Io torno a casa, sto a casa mia, con le persone che mi vogliono bene, nel caldo, però l'idea che io ho lasciato su quella strada le ragazze, forse per me le porterei tutte a casa senza pensarci due volte. Il problema è che con tutte le cose che avevamo dietro, non è che loro si fidano subito, no, a venire. E quindi tu torni a casa e dici: ma cosa ho fatto? Non ho fatto niente, ma chi me lo fa fare se continuo ad andare? Però è difficile che una ragazza venga fuori, è difficile che una ragazza si fida di me. Però poi con gli anni ho notato una cosa, che è proprio questa sensazione di scomodo, questa sensazione che quasi ti dà fastidio che lo provi, è proprio questa la sensazione che
7 anni mi ha spinto a continuare a ritornare da queste ragazze. Ad un certo punto mi sono pure detta, nel momento quando io tornerò a casa e starò in pace, starò bene, continuerò come se niente fosse, significa che io sulla strada non ci devo più tornare, perché ho già dato, se io torno a casa e sto bene, non devo andare più, devo fare altro nella vita, perché significa che io per queste ragazze ho già dato. Quindi è scomoda, però vale la pena sempre quando, io ricordo sempre, le ragazze raccontano molto, però per 8 marzo scorso, noi ogni 8 marzo andiamo sulla strada e regaliamo le mimose. Una ragazza aveva 24 anni, quindi in quel tempo era anche più piccola di me, mi disse, ma sai che questo è il primo fiore che io ho preso nella mia vita? Tu diceva, è il fiore che ti ha colpito in tutte le sofferenze che c'hanno, figurati se è il fiore che tu noti. Invece a me mi ha proprio colpito questa cosa, perché ho detto, vedi, a me cosa costava? Ho preso una mimosa, gliel'ho portato come un segno. Invece lei, con questa mimosa, io ho trasmesso tutto l'amore che ci avevo in confronto in quella ragazza. Magari se a noi qualcuno l'8 marzo regalava una mimosa, era uno dei tanti fiori, dei tanti regali che una donna può ricevere per l'8 marzo. O non scorderò mai una ragazza che era la prima sera che usciva sulla strada e noi l'abbiamo incontrata, era da un'ora che era sulla strada la sua prima volta, aveva proprio le lacrime negli occhi, era proprio triste, ma quella tristezza proprio che tu lo sentivi addosso, la sua sofferenza. E gli ho chiesto il nome, mi ha detto un nome che non era il suo, poi gli ho detto, ma il tuo vero nome qual è? E là si è messa proprio a piangere. Quindi queste ragazze sono private anche dalla loro identità. Loro non possono portare nemmeno il nome, che è una delle cose che io, almeno il mio nome, ci tengo molto. Al di là di tutto il vissuto personale, che io starei proprio ore e ore a parlare di quanto ha arricchito la mia vita questa esperienza con le ragazze di strada. Io lo faccio perché credo che sia l'ingiustizia più grande del mondo e io, per me sono sorelle, siamo tutti figli di Gesù e quindi in Cristo io vado da loro perché ci tengo. Però, come dicevo prima, noi abbiamo anche tanti giovani che non sono credenti, però vanno sulla strada perché per loro è un'ingiustizia, quindi lo sentono molto forte. E io lo ripeto sempre ai ragazzi, non è vero che questa è la professione più antica del mondo, questa è la giustizia più antica del mondo, perché tutte le ragazze, se potessero scegliere un'altra vita, se fossero davvero libere di farlo, credetemi, nessuna rimarrebbe su quella strada. E io penso che adesso i miei minuti sono finiti. Grazie a tutti. E passo la parola a Monica. Grazie. Grazie, Nicolina. Grazie. Io sono Monica e mi occupo della tratta, per la comunità di Sant'Egidio a livello nazionale. E sono molto felice di condividere con noi questa nostra esperienza che è, diciamo, è nata, dal servizio a Ponte Galeria, il CPR, il Centro per il Rimpatrio, dove fino a qualche anno fa il numero delle ragazze, prese dalla polizia sulla strada era altissimo. C'è stato un momento in cui ce n'erano più di 100, soprattutto nigeriane e albanesi, e da lì che abbiamo cominciato questa grande avventura di amicizia con le ragazze vittime della tratta. E naturalmente venivano anche al nostro centro di ascolto, spesso si rivolgevano a noi per i documenti. Spesso erano accompagnate addirittura dalle madame, dagli sfruttatori che avevano un interesse a far avere il documento alle ragazze, perché è sempre meglio essere in regola se ci sono controlli della polizia.
ma abbiamo sentito che questo non era sufficiente, che dovevamo proprio andare dove nasceva il problema, sulla strada, e portare alle ragazze questa speranza, e un appiglio quantomeno, un appiglio per una vita diversa, ecco. Quindi abbiamo cominciato ad andare prima sulla Palmiro Togliatti, poi sulla Portuense e adesso andiamo a Ponte Casilino, e recentemente abbiamo cominciato anche una unità di strada con le trans a Via Longoni, oltre il raccordo sulla Prenestina. E ci dicevano a volte, ma i volontari, ma non è pericoloso. Io devo dire che non abbiamo mai avuto problemi per la presenza degli sfruttatori. A volte abbiamo avuto qualche piccolo problema per la presenza di clienti un po' pericolosi, questo sì. Quindi una cosa importante è che nell'unità di strada ci sia sempre anche la componente maschile, diciamo. La nostra è un'unità di strada, ogni volta diciamo andiamo in 5-6, non troppi perché poi magari ecco le ragazze si possono anche spaventare. E siamo sia giovani che meno giovani, ognuno porta la sua peculiarità, ma soprattutto vengono con noi anche delle mediatrici culturali, e una di loro è una donna che in un'altra regione naturalmente ha avuto anche lei una esperienza di strada, e devo dire che questo è stato un apporto grandissimo nel capire i problemi, nel capire anche i messaggi che si mandavano tra di loro quando noi arrivavamo, come noi venivamo percepiti, e quali erano i reali problemi che le ragazze magari facevano fatica a dirci, banalmente anche a capire la lingua, perché il pidgin nigeriano non è molto facile da capire a volte. E quindi la presenza delle mediatrici è stata importantissima anche per dare una speranza alle ragazze, per far vedere plasticamente che è possibile uscire, che c'è una via. All'inizio le dicevano, ma tu non sei nigeriana, perché lei si vestiva un po' come noi, diciamo con i vestiti magari larghi, eccetera. Non sei nigeriana perché hai vestiti larghi, le dicevano. Ma devo dire che poi piano piano hanno cominciato a farle tante domande sulla scuola, sul lavoro, e questo denotava che c'era un grande desiderio. Quindi abbiamo cominciato a capire che questa della scuola e dell'avviamento al lavoro poteva essere una chiave di volta per il rapporto con loro. Molte ragazze hanno studiato pochissimo, alcune sono addirittura analfabete, ma il sogno alla fine qual è? Quello di diventare sarta, di diventare cuoca, di diventare parrucchiera. Sogni anche molto piccoli, e mi viene anche rabbia quando sento dire queste ragazze vogliono soldi facili. Non c'è niente di più lontano dalla realtà, perché queste ragazze sognano dei lavori molto umili, e già per loro dei lavori così sono un traguardo. Io credo che questo lo dobbiamo tenere molto bene in mente. E quindi abbiamo cominciato a portare, oltre a il tè, il caffè, che per chi sta in strada nella notte è sempre una cosa molto molto gradita, ed è un modo di fare amicizia, di approcciarsi, di prendersi un pochino di tempo con loro. Noi beviamo e mangiamo con loro, anche per fare loro compagnia. Ci prendiamo un po' di tempo, ecco. Abbiamo cominciato, oltre a portare queste cose concrete, anche a portare dei biglietti di invito per la scuola d'italiano. Ora può essere la scuola d'italiano di Sant'Egidio, può essere qualsiasi scuola
di italiano che è vicino a loro, ma questo ha marcato un po' una svolta nel rapporto con loro, perché piano piano hanno cominciato a venire. Devo dire che la prima volta eravamo anche sorpresi che avessero accolto il nostro invito e hanno cominciato a frequentare regolarmente, tant'è vero che abbiamo pensato un corso proprio su misura per loro, cioè un corso professionale che chiamiamo di economia domestica, che si svolge con l'aiuto delle mediatrici sia in italiano che in inglese che nelle eventuali altre lingue delle ragazze, in cui imparano a cucinare, a stirare, a prendersi cura degli anziani, dei bambini alla maniera italiana, diciamo. La cosa più bella è che molte donne anziane nei quartieri popolari della città, Torbella Monaca, Torrenova, si sono rese disponibili quasi a fare una piccola adozione culturale di queste ragazze, e che per 8 mesi l'anno frequentano la casa degli anziani che gli insegnano a cucinare, eccetera, eccetera, ma anche che fanno percepire loro di essere amate, e questo è molto molto importante. Loro le chiamano nonne e le anziane sono molto felici di questo, ecco, si sono creati dei bei rapporti. Con questa metodologia, se la vogliamo chiamare, che poi è la metodologia dell'affetto, della cura della relazione di cui parlava prima Incolina, alcune piano piano ci hanno chiesto di uscire dalla strada e sono state accolte in alcune case famiglia della comunità. Altre invece semplicemente si sono dedicate ai corsi e allo studio, qualcuno ha preso anche la terza media e poi gli abbiamo trovato delle sistemazioni anche al di fuori delle case famiglia, anche in proprio, per dire che ci sono dei percorsi, a volte anche molto lunghi, che però possono portare alla fuoriuscita. E su questo mi soffermo un momento, perché effettivamente non ci dobbiamo aspettare fin dai primi giorni i risultati. E andare sulla strada vuol dire anche avere molta molta pazienza e serve a raccogliere, diciamo, dei piccoli sintomi di disagio delle ragazze sui quali si può costruire un progetto di fuoriuscita. È molto importante, per esempio, non parlare davanti alle altre. A volte loro sono in gruppo, ma noi non affrontiamo mai i discorsi personali davanti ad altre, perché soprattutto in passato si controllavano tra di loro. È successo che una ragazza che voleva uscire dalla strada ha dovuto rinunciare per mesi perché aveva capito che le altre la stavano un po' pedinando, controllando. Ma quello che facciamo è comunque portare un bigliettino con un numero di telefono che può essere molto importante quando poi le ragazze si trovano in difficoltà. Non deve essere necessariamente un numero di telefono personale, anche soprattutto all'inizio, quando siamo al primo approccio, può essere un numero dedicato, ma comunque deve essere un numero a cui risponde una persona vera, perché purtroppo di numeri verdi ce ne sono tanti, ma non sempre a questi numeri rispondono delle persone che poi veramente si possono prendere cura di te nel momento del bisogno. E lo dico con tutto il rispetto per tutti i numeri verdi che danno informazioni, eccetera, però un numero di telefono può salvare una vita. Veramente questo io lo credo fortemente, e nella mia esperienza di tanti anni con le ragazze vittime di tratta, mille volte questo è risultato vero. Mi ricordo in particolare una ragazza che era uscita dalla strada, l'avevamo messa in una casa di suore e poi con l'inganno è stata di nuovo intercettata. Lei per fortuna si era scritta il mio numero di telefono nella cintura dei pantaloni, perché lei sapeva che la prima cosa che fanno gli sfruttatori è quella di
toglierti la SIM, impedirti di contattare altri. E lei nella notte ha chiamato, è andata a una cabina telefonica e è riuscita a contattarci, l'abbiamo ripescata. Per questo dico il telefono può salvare la vita. A volte ci arrivano delle telefonate a distanza di 2 anni di ragazze che poi sono state portate in Francia, in Germania, però a noi sembra niente, ma loro quel numero di telefono se lo tengono molto stretto. Ora non so quanto ancora ho, diciamo, come tempi, però volevo solo dare un tratto, diciamo, brevemente un tratto storico. C'è stato un momento, parlando delle ragazze nigeriane, che ha segnato una grande differenza quando il re tradizionale Loba del Benin ha diciamo, lanciato un editto che praticamente annullava tutti i giuramenti che le ragazze hanno fatto con il juju, questo voodoo terribile che si fa in Nigeria. E dopo questo alcune ragazze hanno smesso di pregare. Mi ricordo quando siamo andati a Ponte Galeria e le ragazze non avevano il video di YouTube perché non hanno la possibilità di utilizzare il telefono. Abbiamo dato questa notizia e tutte hanno cominciato a gridare e a cantare freedom, freedom, perché veramente pensavano che fosse arrivata la libertà. Purtroppo non è stato proprio così. Questo editto è stato nel 2018, ma le ragazze nigeriane sono ancora in strada. Perché? Perché purtroppo la schiavitù non è solo quella del debito, ma è anche quella di averlo fatto una volta e poi alla fine ti senti che tu non puoi fare altro e la famiglia ti continua a chiedere i soldi. E ci sono tante ragazze che sono ancora nella strada, che magari non pagano più il debito alla madame, ma si trovano in un vicolo cieco perché non hanno i documenti, perché non hanno trovato un appoggio, eccetera. Quindi ci sono due realtà che convivono oggi sulla strada: quella dello sfruttamento stretto, diciamo, e quella anche delle ragazze che sono state vittime di tratta, ma che purtroppo continuano a doversi prostituire. E l'ultima cosa, e poi chiudo, ecco, è questa della pandemia. Adesso, come sapete, molte si sono spostate nelle case o negli alberghi e purtroppo è più difficile intercettarle. Però il lavoro continua perché anche nei centri di accoglienza istituzionali, negli SPRAR, ci sono delle ragazze che si prostituiscono, che prendono magari dei permessi per uscire la notte e si prostituiscono negli alberghi. Quindi è importante comunque allargare lo spettro di dove andarle a cercare le ragazze, intercettarle con scuole, iniziative e centri di ascolto, perché purtroppo la realtà è sotterranea, ma continua a essere molto preoccupante. Penso poi parleremo più in là nei prossimi corsi di cosa fare quando una ragazza chiede di uscire, perché questo si apre un capitolo molto, molto vasto e bisogna fare rete, ecco, su questo. Grazie. Ma siete state assolutamente a spaccare il tempo, però poi lasceremo lo spazio per tutte le domande. Io chiederei a tutti quanti di segnarvi eventuali domande, osservazioni e considerazioni proprio a questo punto. Procediamo subito anche con San Frumenzio e poi lasciamo spazio. Chi è che interviene per prima da San Frumenzio? Intervengo io, sono Paolo Basili. Eccolo. Procedo quindi. Buonasera a tutti. Io partecipo da un tempo abbastanza limitato, da circa 3 anni, all'attività dell'Unità di Strada. Unità di Strada che è attiva in realtà dal 1996. Ha avuto un periodo di pausa, ma comunque è in
attività continua dal 2010, attualmente siamo in 6, 3 uomini e 3 donne, e usciamo una volta alla settimana, in genere il mercoledì. Adesso abbiamo anticipato il nostro orario di uscita perché, a causa degli orari imposti dal lockdown, e incontriamo, in genere ci dividiamo in 2 gruppi, per ogni ragazza ci fermiamo in 2 o 3, sempre nel gruppo che ci sia sempre appunto almeno una donna. Questo lo riteniamo molto importante, e le ragazze che incontriamo provengono principalmente dai paesi dell'est, c'è cioè un piccolo gruppo di nigeriani. In effetti, come ricordava in precedenza Monica, il numero delle nigeriane si è ridotto dopo quell'editto del 2018, però persiste un piccolo gruppo che sembra essere abbastanza organizzato, e c'è anche in questo gruppo una forte rotazione di ragazze, e probabilmente c'è qualcuna di loro che fa da tutor del gruppo, e a volte sembra che ci siano ragazze che iniziano così la loro attività, come se venissero instradate, ecco. Le ragazze invece dei paesi dell'est sono attualmente la maggioranza, ci dico, molte di queste sono, pur essendo molto giovani, hanno già figli, ci dicono che per loro questa attività rappresenta l'unica forma di sostentamento, non solo per se stesse, ma anche per la famiglia, figli, fratelli, genitori, e questi sono i figli, in genere abbastanza piccoli, sono nei loro paesi d'origine, in genere affidati ai nonni. Queste ragazze spesso sono sole, nel senso che sono state abbandonate dal compagno o comunque dal padre dei figli dopo che si è accorto della gravidanza. Alcune rientrano nei loro paesi di origine d'estate o nelle feste, e comunque per il resto quello che potrei dire è sovrapponibile sostanzialmente a quello che è stato già presentato da Encolina e Monica, quindi non mi dilungo. Sicuramente adesso con la pandemia le presenze in strada si sono ridotte, sia come numero di ragazze sia come tempo, e probabilmente lavorano in ambienti, in appartamenti o in hotel, e comunque negli ultimi tempi, prima del lockdown, ci avevano segnalato, le ragazze si erano lamentate di un aumento della violenza, clienti aggressivi, alcuni episodi di furti, eccetera. Quello che noi facciamo è più o meno simile, nel senso che le incontriamo, offriamo una bevanda calda, una merendina quando è inverno, d'estate qualcosa di fresco, una bibita fresca, eccetera. A noi pare importante dimostrare questa attenzione nei loro confronti, e cerchiamo di sfruttare le occasioni come, ecco, Festa della Donna, Pasqua, Natale, per portare loro dei regalini che devo dire sono apprezzatissimi, sono molto considerati, e li vediamo importanti nel cercare di stabilire un rapporto con loro. Non abbiamo provato anche a invitarle a vederci in qualche occasione, cena, pizza, cose del genere, però da parte delle ragazze non c'è stata una grossa rispondenza a questa proposta di incontro fuori contesto, diciamo. Comunque la difficoltà di ottenere risultati immediati purtroppo l'abbiamo ben presente, però vorrei dire che riteniamo che sia importante dimostrare attenzione verso queste ragazze, dimostrare una
un'attenzione verso di loro che non nasce da un interesse economico o sessuale, come è il contesto che purtroppo si trovano a vivere. Quindi questo non ci aspettiamo risultati immediati. La nostra riflessione è che qualcuno che noi seminiamo, speriamo di seminare bene, speriamo di seminare nel migliore dei modi, poi potrebbe essere qualcun altro a raccogliere. Quindi da questo punto di vista noi non siamo pronti a cogliere i risultati immediati, anche in questo caso viene loro lasciato un numero di telefono dedicato, non è un numero di telefono personale, ovviamente c'è qualcuno che risponde e così svolgiamo, diciamo, la nostra attività. Devo dire anche, appunto, attualmente il numero si è ridotto e comunque cerchiamo di capire se in questo contesto, se in questa situazione stanno nascendo nuove esigenze o ci sono per noi nuove possibilità di incontrare le ragazze e di aiutarle e di fornire per loro un punto di riferimento nel momento in cui volessero uscire da questa attività. Purtroppo alcune hanno provato ad uscire spontaneamente, sono tornate ai loro paesi d'origine, dopo qualche mese le abbiamo riviste sulla strada con le lacrime agli occhi dicendo che non riuscivano nella loro nazione a trovare un'alternativa, non riuscivano a trovare altro modo per sostenere se stesse i figli e quindi erano rientrate. Io adesso penso di aver esaurito il mio intervento, passerei la parola a Tiziana. Tiziana, accendi il microfono. Alberto, dovresti attivare il microfono di Tiziana. Tiziana come? Cristofaro dovrebbe essere, giusto? Sì. Sì. Ecco, prova adesso. Ok, buonasera a tutti, grazie. E grazie per questo momento di condivisione. Sì, da un punto di vista delle dinamiche è stato detto tutto, quindi evito di ripetere. E è interessante, quindi parlerò molto della mia esperienza a questo punto, di come l'ho vissuta io. Noi siamo tornati, dico solo una cosa, siamo tornati sulla salaria da poco dopo il lockdown e come diceva Paolo, appunto anticipando il nostro orario, perché prima uscivamo dopo le 10 e stavamo fino a notte insomma. Adesso, visto che dobbiamo rientrare, anche loro rientrano prima delle 10, abbiamo anticipato alle 7 la nostra uscita sulla Salaria, perché noi prendiamo la zona di Prati Fiscali, appunto, della Salaria. E loro sono di meno, però lavorano tanto, cioè la cosa che ci ha colpito è che lavorano anche con un ritmo più veloce rispetto a prima. E mentre, ecco, nel periodo precedente noi avevamo il tempo di sostare di più con loro, adesso in questi primi momenti appunto ci siamo accorti che l'avvicendamento dei clienti è più ravvicinato, proprio perché probabilmente il tempo del lavoro è più ridotto. Quindi cerchiamo di capire anche come organizzarci per stare con loro, perché quello che caratterizza il nostro scendere in strada è appunto creare questo momento di incontro, di relazione. E come diceva Encolina, è un servizio gratuito, no? Noi ci poniamo proprio nell'ottica della gratuità, non solo nel dare il nostro tempo, ma proprio perché non abbiamo pretese nei loro riguardi, anche pretese di cambiamento, che noi non è un obiettivo, è una speranza, no? Che proviamo a portare a loro un nuovo modo di stare al mondo, un modo diverso, ma soprattutto la nostra amicizia. A volte loro ci dicono: tanto a voi vi pagano per venire qui con noi a fare questo servizio, e quando noi diciamo no, siamo i volontari della parrocchia, ci guardano con stupore, proprio perché la loro dinamica, il loro vivere lì sulla strada, sulla Salaria, è un vivere all'interno di uno scambio, no? di uno scambio economico. E rispetto
Io, diciamo, sono entrata nell'unità di strada, non ricordo, è da poco, non ricordo di preciso quando, ma ricordo esattamente come ho vissuto questo, quel momento. E ci sono entrata per caso ed era un ambito che non pensavo mai assolutamente di toccare. Passavo spesso sulla Salaria, no? Rientrando da Roma, dalle gite fuori porta, perché è una strada quasi obbligata. E ricordo che guardavo quei corpi nudi muoversi anche durante il freddo e li guardavo un po' come qualcosa, ecco, sì, sicuramente di lontano, di molto, corpi molto lontani dal mio mondo, che erano fuori dalla mia cerca di appartenenza. E l'unità di strada è arrivata grazie ad una chiamata appunto del gruppo dei volontari durante una celebrazione eucaristica. E nel momento in cui stavo cercando, era la ricerca di qualcosa, e dissi con fiducia: sì, voglio provare a scendere con voi. E così ho iniziato, sono scesa per la prima volta in strada senza sapere bene cosa andassimo a fare, no? Anche cosa e chi avrei incontrato, perché effettivamente è difficile raccontare quello che si vive sulla strada, quello che si fa, quello che fa l'unità di strada. E ricordo però proprio con chiarezza il primo incontro, no? L'incrocio proprio con il primo sguardo e poi con altri sguardi, e quindi questo passaggio, no? da quei corpi freddi e lontani che poi già dalla prima sera sono divenuti proprio sguardi, volti, storie, nomi. A volte i nomi non sono veri, ma poi, ecco, nella relazione si svelano anche i nomi veri. E da quella sera tornai proprio a casa piena. E piena di vita, perché poi stare accanto alle ragazze sulla strada, dedicare del tempo, significa proprio trasferire vita, no? Accogliere vita, farsi contaminare dalla loro vita. E sulla strada, sulla Salaria, c'è proprio una comunità parallela, questo ce lo diciamo spesso noi, no? C'è tutto un movimento che avviene intorno alle ragazze, ci sono i briganti di strada, ci sono i clienti, ci sono gli amici che fanno il servizio taxi quando poi devono rientrare a casa, c'è il paninaro e ci sono loro, e loro che con le loro storie, loro che tra di loro si conoscono, alcune sono amiche, altre sono rivali, e storie che poi non hanno, cioè non sono, ascoltando le loro storie poi mi sono resa conto, ma ci rendiamo conto che non sono storie tanto diverse, tanto distante da noi, dalla cerchia di appartenenza, no? Non c'è questo, perché sognano tutte l'amore, sognano tutte una vita felice, parlano delle loro ferite, sì, dalla povertà da cui provengono, perché hanno tutte storie segnate da povertà proprio profonde, veramente gravi, e vivono, però sognano una vita di riscatto. E quando parlano dei loro sogni hanno uno sguardo proprio gioioso, allegro, lucido, no? E chi ha figli desidera crescerli, quindi avvicinarsi a loro, magari portando appunto, consentendogli una vita più dignitosa rispetto a quella che hanno vissuto da piccolini. Chi non li ha sogna di avere figli e sognano l'amore, sognano di essere amate e di essere amate. Questo è appunto qualcosa che ci avvicina molto di più rispetto, ecco, non sono corpi che si muovono sulla strada, ma sicuramente sono ragazze cariche di ferite, ma anche pieni di sogni. E noi cerchiamo di intercettare questi sogni, di farci raccontare un po', di creare queste relazioni, di sederci accanto a loro e di creare questo rapporto di fiducia. L'uscita ovviamente dalla strada avviene raramente, e noi l'anno scorso ne abbiamo accompagnata una, poi sì, quello merita un capitolo a parte, perché come diceva prima Monica, richiede proprio l'attivazione di una rete comunitaria, no? Intorno all'uscita, cioè l'uscita di una ragazza è la comunità che se ne deve prendere carico, non può essere un gruppo, non può essere una parrocchia, tantomeno una persona singola. E in questi giorni ci siamo interrogati, grazie a questa occasione della condivisione della nostra storia, cosa significa per noi scendere in strada. E ci siamo, proprio per poterlo condividere con tutti voi, e ci siamo, un po' abbiamo abbracciato quello che è,
è il versetto 57 di Papa Francesco della Fratelli Tutti, che poi ieri sera parlando ci siamo resi conto che era proprio anche una parte del testo della prima lettura di oggi. E la Bibbia ci esorta sempre, no? Dice Papa Francesco, presenta la sfida delle relazioni tra di noi. E Caino elimina suo fratello e risuona forte la domanda di Dio: dov'è tuo fratello? No? E la risposta che dà Caino è spesso la risposta che diamo un po' tutti noi: sono io forse il custode di mio fratello? E sicuramente con questa domanda, appunto, come diceva Francesco, Dio ci abilita, ci spinge, ci mette in movimento a prenderci cura gli uni degli altri. E questo, collegandolo all'altro comandamento, amatevi gli uni gli altri, è una spinta proprio a farci presenti nella vita degli altri, soprattutto nelle persone che vivono una situazione di fragilità particolare o di fragilità assoluta come quella delle vittime di tratta, perché queste, oltre ad essere fragili e bisognose, ecco, non sono le ragazze vittime di tratta, a volte non sono percepite come persone ferite o persone bisognose, no? A volte dalla maggior forse c'è anche un pregiudizio, no? Rispetto al mestiere, a questo antico mestiere che prima citava Ancolina. E quindi per noi scendere in strada significa proprio farci presenti nella vita di queste donne ferite, farci presente nella vita di queste donne ferite con le nostre ferite, no? E di provare gioia anche di farci contaminare reciprocamente, perché appunto, anche come diceva Gesù come nel Vangelo di ieri, è solo da questo incontro, dal contatto che inizia, che parte la guarigione. E quindi proviamo ad accostarci alla vita dell'altro testimoniando questo, e proviamo a viverlo per primi noi, e senza pretesa, ma proprio con l'atteggiamento evangelico dell'attesa. E quindi accogliamo i sogni di ciascuna, proviamo a volte anche di immaginare insieme a loro una vita fuori dalla strada, perché appunto, come dicevano prima, tutti sognano una vita diversa. E di fare anche la parrucchiera, di fare l'estetista, di qualcuno a volte anche di riprendere gli studi. E quindi sì, la domanda che ci mette sulla strada, probabilmente, che abbiamo condiviso, probabilmente è proprio questa: sono forse io custode di mio fratello? Una domanda che resta sempre aperta e che ci interroga ogni giorno. Grazie. Grazie a te, Tiziana. Dunque, ci sono un po' di domande nella chat. Rispetto alle persone che sono intervenute, procederei in questo modo. C'è qualche domanda più diretta rivolta alla singola persona, le altre sono, diciamo così, più libere. Allora, io faccio la domanda e chi di voi è intervenuto già, magari prende personalmente, come dire, la parola a seconda di come ve la sentite. C'è Maria Grazia, per esempio, che ad un certo punto chiede i problemi sanitari da affrontare sulla strada, la gravidanza, non è meglio precisata, diciamo, questa domanda. Però ecco, chiedo a voi che siete intervenuti e eventualmente di raccontare qualcosa, se avete mai avuto qualche situazione sui problemi sanitari da affrontare sulla strada, sulla gravidanza stessa. Aggiungete voi, ecco, non lo so, tra Incolina, Monica, Paolo o Tiziana. Possiamo anche fare che chi ha parlato può leggere la chat. Sì, ma questo già lo vedo. Una inizia a parlare, l'altra legge la chat e prende una domanda e risponde. Allora, questo invece sui problemi sanitari e così via, c'è qualcuno dei... Guarda, scusa, sui problemi sanitari, considerato che sono un medico, intervengo io. Ecco. Allora, nei problemi sanitari esposti dalle ragazze in questi anni, in questi appunto miei 3 anni di attività, non sono capitati che riguardassero direttamente, ecco, problemi ginecologici, eccetera. Cioè, ci sono stati problemi di salute delle ragazze, sono state indirizzate, sono state aiutate tramite conoscenze, non mie, ma di un altro collega che partecipava
a questa attività. E tra l'altro, per esempio, c'è stato ed è stato molto importante perché in un certo senso ha spinto una ragazza a fidarsi di noi. Ci siamo occupati dei grossi problemi di salute di una della madre di una di queste ragazze, che la ragazza appunto aveva fatto venire in Italia perché si potesse curare. Un problema piuttosto complesso, ha richiesto dei ricoveri eccetera, e comunque è stata seguita in questo. Problemi, penso che per i loro problemi diciamo sanitari direttamente connessi all'attività, penso che abbiano altri riferimenti che sono inseriti, come posso dire, nel circuito. Non so se questa risposta è soddisfacente, comunque eventualmente ne possiamo riparlare o possiamo approfondire. Volevo però dire, colgo l'occasione, dire altre due cose. Formazione. Tanto per me, come scusa Tiziana, rispondo anche per te. La formazione costituisce appunto nel cominciare a uscire, nell'affiancamento in sostanza, in una presentazione dell'attività. Io infatti sono, ma non lo dico per opportunismo, sono contentissimo di questa iniziativa, perché quando mi fu proposto di fare questa attività io non ci pensavo per niente. Mi fu proposto da un sacerdote che la stava svolgendo, ma lui era di passaggio a Roma per motivi di studio. Comunque mi fu proposto da questo sacerdote, io non ci pensavo neanche, andai a cercare documentazione, se c'erano testi, se c'era qualche riferimento, e non l'ho trovato. Forse non sono stato capace io, può darsi, però penso di aver svolto una ricerca abbastanza accurata. Quindi secondo me questa iniziativa, oltre che di sensibilizzazione, la vedo anche come un'iniziativa di formazione, mi sembra veramente opportuna e provvidenziale. Poi soprattutto se magari darà luogo anche a una sorta, come posso dire, di testo eccetera, o comunque anche semplicemente rivedendo gli incontri, che mi pare sono sempre accessibili se non sbaglio. Sì. Quindi ecco, per me anche un'attività di volontariato non si può iniziare senza una formazione, nessuno si sogna di iniziare un'attività anche banale senza una formazione, senza vedere almeno quello che fanno gli altri e farselo spiegare. Diciamo che la formazione per noi è stata più sul campo che non con un cappello teorico precedente. Forse ho parlato troppo, scusate. Allora, c'era poi una domanda che è: come possiamo incoraggiare a uscire se non c'è la proposta di lavoro? E Monica, tu parlavi del fatto che le ragazze hanno anche sogni piccoli, semplici, che non è vero che lo fanno appunto per i soldi facili. Non lo so, vuoi rispondere tu a questa domanda? Sì, sicuramente. È chiaro che quando noi incontriamo le ragazze sulla strada e stabiliamo una relazione, in qualche maniera decidiamo un po' di farcene carico, ecco, perché poi quando c'è una domanda dobbiamo essere pronti a raccoglierla in qualche maniera. Quindi purtroppo il momento storico non è dei migliori per trovare lavoro, non è dei migliori per tutti. Quindi ci troviamo in una situazione, direi, di svantaggio di partenza. Però questo non toglie che attraverso la rete ecclesiale, attraverso le reti personali di quartiere, eccetera, non si possa lavorare per creare delle piccole, iniziali occasioni di lavoro. E, appunto, come badante, per esempio, siamo riusciti qualche volta, non è facile, non è facile, perché anche per fare la badante c'è bisogno di un percorso, diciamo, però siamo riusciti per esempio a fargli fare questo tipo di lavoro. E lì bisogna attivare un pochino la fantasia. Per esempio, oggi è stata chiusa la procedura di, come si dice, di
mi viene in italiano, la domanda per il servizio civile. Io ho scritto a tappeto 10 ragazze che conosco, per dire, bisogna un pochino lavorare anche con la fantasia, sono 439 euro al mese, però vuol dire che quella ragazza, se la inseriamo in un percorso di servizio civile, non lo so, a accompagnare i ciechi in strada, che è una cosa semplice, facile, che possono fare, e non, in questo modo creiamo un percorso virtuoso, ecco. E poi, intanto, prima del lavoro, proporre la formazione. E devo dire che alcune ragazze, non tutte, ripeto, non è che è tutto rose e fiori, ci si mettono, gli costa fatica perché si devono alzare la mattina dopo aver lavorato la notte, ma alcune lo fanno. Quindi bisogna lavorare un pochino sui tempi lunghi, ecco. E la cosa più importante è farle uscire. Farle uscire, e su questo veramente dobbiamo un pochino metterci tutti in rete, perché non è facile oggi come oggi trovare posti in accoglienza. Questo è un problema di cui dobbiamo discutere un pochino a fondo. Posti in accoglienza vuol dire non solamente case, famiglia dedicate alla tratta, ma può voler dire, per esempio, aiutarle nella domanda di asilo, perché molte di loro sono anche richiedenti asilo, e cercare di premere sulle istituzioni perché siano accolte, per esempio, nei centri di accoglienza. E non sono l'optimum, la casa famiglia è sicuramente la cosa migliore per loro, ma intanto non doversi pagare l'affitto o pagare la madame perché si ha il posto in accoglienza è già un primo passo, ecco. E non so se ho risposto alla domanda, sì. Ecco. Grazie. Allora, c'era Fatima che invece fa una domanda così, che in qualche modo va a toccare la nostra speranza. Sapete che il coordinamento contro la tratta ecclesiale che ha organizzato alla fine poi questo percorso, abbiamo come sogno che possano nascere altre unità di strada in giro per la nostra città. E quindi Fatima dice, ma come si può iniziare a fare la volontaria? Ecco, non so se qualcuno di voi vuole rispondere direttamente a questa cosa. Di voi dico che siete già intervenuti. Se no dico una frase io così. La nostra speranza sarebbe anche quella di integrare il numero di volontari in modo già da aumentare il numero delle uscite settimanali, per esempio, o avere un ricambio se qualcuno di noi non può, perché capita. Tiziana, avevi alzato la mano anche tu un attimo? Ah, sei Alberto, è mutata di nuovo Tiziana. Vediamo adesso. Vai. La prima cosa che bisogna fare, cioè, è essere disposti ad incontrare, ad avvicinarsi a questo che sembra un mondo così distante da noi, ma che in realtà poi non lo è, perché poi, come dicevo prima, incontri persone, incontri sguardi, incontri volti, incontri storie, e quindi la prima cosa che mi sento di dire è che serve proprio questa voglia di mettersi in gioco e di farsi contaminare. E poi affiancarsi a chi già lo fa. Io quando ho iniziato mi sono affiancata a chi questo servizio lo faceva da anni. E mettersi lì proprio accanto, entrare proprio piano piano, con delicatezza, perché comunque si entra proprio a contatto con la vita, con una vita delicata, perché loro poi, le ragazze, hanno anche un certo pudore quando incontrano noi, se sono molto scoperte si coprono, no? Perché proprio il dialogo avviene su un altro piano, e quindi proprio perché si entra, diciamo, in una parte di vita molto intima, di cui loro non è che proprio ne fanno fiere, no? Iniziare proprio ad avvicinarsi con delicatezza, poi una volta che si instaura un rapporto di amicizia,
poi lì avviene tutto. La cosa bella è che quando noi siamo rientrati dopo la sosta della pandemia, e che loro ci hanno detto che hanno notato la nostra assenza, quindi anche se noi appunto non riusciamo a tirarle fuori tutti dalla strada, però comunque significa che una relazione la instauriamo, entriamo, no? Dimoriamo nel loro cuore, e quindi magari ecco, sanno che possono contare su di noi se hanno bisogno, ci chiamano, e quindi già questo è un primo passo per avviare un cambiamento più significativo. Rispetto alla domanda dei clienti, se noi parliamo con i clienti, no, noi non parliamo con i clienti. I clienti, se ci vedono, non se ne vanno, perché ci conoscono anche i clienti ormai, secondo me. E quando arrivi il cliente può capitare, allora dipende molto dalla serata, perché poi ogni serata è diversa, cioè se la ragazza ha lavorato tanto e in quel momento ha bisogno di parlare con te e si è attivato un dialogo intimo, molto intimo rispetto alla storia di vita, manda via il cliente. Altre volte invece, se ha necessità di lavorare o si trova di fretta, siamo capitati in un momento particolarmente così, non molto buono per lei, perché comunque anche loro vivono anche noi, hanno le loro emozioni tipiche della giornata, se la giornata è andata un po' storta, ci salutano molto frettolosamente e vanno via. Quindi è un mondo, sicuramente la strada è un mondo da abitare e da scoprire, ecco, da abitare e da scoprire. Grazie. Emanuela invece fa due domande. Come far fronte a questo cambio contesto, cioè lo spostamento dalla strada agli alberghi? Ci sono delle iniziative in campo per coinvolgere anche gli albergatori, e su questo, almeno a mia così conoscenza, non mi risulta che ci siano né iniziative, tantomeno l'idea di poter coinvolgere in qualche modo gli albergatori e così via. Poi se qualcuno di coloro che sono intervenuti ha una risposta diversa, aggiungete subito. E mentre sulla seconda domanda è come ci si prepara a questi incontri, avete consigli per chi ha voglia di iniziare? Do una risposta io su questo, però lascio la parola lo stesso. E, ripeto, se il sogno nostro, ecclesialmente parlando, sarebbe quella che si creassero tante altre unità di strada su Roma, Paolo diceva magari possiamo moltiplicare addirittura le uscite, va bene. Però avere una presenza, grosso modo, su più territori sarebbe una cosa molto buona, perché una presenza di chiesa, dicevamo anche con Suor Rita la volta scorsa, la chiesa scende in strada perché in qualche modo è uno spazio di gratuità in cui alle persone che stanno lì e dire io ci sono, io ti vedo, ti riconosco come essere umano, come persona, non per il tuo corpo, no? Però su questo, se foste dei partecipanti qui presenti, foste in due, tre, che avreste voglia in qualche modo anche di iniziare una vostra unità di strada, se vogliamo così, sì, mettiamoci subito in contatto, perché potrebbe esserci una prima fase in cui incontrate in maniera più da vicino qualcuno delle unità di strada già attive, ad affiancare o farvi affiancare. È una formazione volante, diciamo così, tra prima, durante la stessa presenza sulla strada, ma anche dopo. Invece se è una persona sola, ecco, quindi non un gruppetto, potrebbe tranquillamente manifestare questo desiderio e affiancare una delle unità di strada già esistenti per un po' di tempo, insomma, ecco. Poi, ripeto, chi di voi è intervenuto, se volete aggiungere, aggiungete voi qualcos'altro rispetto a queste due domande. Io solo per la prima domanda, per quanto riguarda gli albergatori, proprio non ne so assolutamente nulla. Invece per questo cambio di contesto, noi come associazione, da qualche mese che abbiamo creato un gruppo che sta studiando, in questo momento stiamo proprio solo studiando questo fenomeno, la prostituzione indoor, perché abbiamo proprio iniziato dalla base, noi stiamo studiando un po' i siti, perché ormai le ragazze li incontri solo sui siti e lo vedi dov'è la ragazza che non dà tanti riferimenti e dov'è
davvero un vero centro massaggi, perché molti li mettono così. Noi siamo in questa fase. Il passo che abbiamo fatto è quello di entrare in contatto con la polizia postale, perché poi gli appuntamenti, i siti, tutto questo, solo loro possono fare un passo in più. A noi ci vengono tante segnalazioni dai vicini soprattutto, però noi più che dire guarda signora, se lei riesce a entrare in contatto con questa ragazza, gli dà il nostro numero, noi la aiutiamo, però non è che io posso andare lì, busso, vi dico senti, io c'ho il dubbio che lei qua si prostituisce, non è una cosa che io posso fare. Però diciamo che tutte adesso hanno preso coscienza che c'è questo cambiamento e per quel che si può cerchiamo un po' di intanto di capire come funziona davvero, poi trovare il modo anche di intervenire. Grazie. Don Bencio, ci sono due che hanno alzato la mano, Giorgio Carosi che è il nostro referente e Sandra mi sa la manina qui, non so chi deve attivare l'audio. Ecco Giorgio. Buonasera, sono Giorgio Carosi della parrocchia di San Prumenzio. Volevo intervenire in merito al fatto che una delle domande precedenti è stata l'uscita dalla strada. L'uscita dalla strada è un processo lungo, è un processo che non si risolve in due incontri, non è un processo che noi possiamo risolvere con l'offerta di lavoro. Mi spiego. Noi quando incontriamo le ragazze nigeriane hanno un tipo di problematiche che sono quelle dal passaporto piuttosto che la richiesta di asilo politico, di asilo umanitario. Le ragazze rumene non hanno questo tipo di problema, ma loro paradossalmente sembrano quasi essere libere, perché possono muoversi, andare e tornare dalla Romania e paradossalmente vengono in Italia quasi sempre accompagnate da un uomo, che sia il loro ragazzo, potenziale marito, non si sa. Però quello che noi facciamo è non mettere la relazione sul piano economico, perché loro ovviamente per quanto riguarda l'aspetto economico risultano vincenti. Loro guadagnano mediamente intorno ai 2-3 mila euro al mese, e pagano l'affitto, riescono a mandare i soldi a casa. Quello che cerchiamo di instaurare con loro è un rapporto di fiducia, un rapporto piano piano che va sempre più nel profondo, per arrivare a far capire loro che non sono solo carne, passatemi il termine, da macello o carne da essere usata, ma sono esseri umani importanti per noi, a cui noi vorremmo in punta di piedi, in maniera umilissima, aiutarle a trovare un'altra strada che sia la scuola, un lavoro, una dimensione più umana. Quindi l'aspetto del lavoro forse è anche l'ultima cosa, loro hanno bisogno di essere riconosciuti come esseri umani, questo è fondamentale. Allora, grazie Giorgio. Sandra anche aveva alzato la mano forse per una domanda e poi riprendiamo le domande della chat. Eccola. Sandra, ci sei? Sì, ci sono. Ecco. Eccomi, mi sentite? Sì. Ecco, io volevo intervenire sull'aspetto sanitario. Poi io ho notato che tante volte l'uscita delle ragazze per la strada a volte inizia magari dopo tante frequentazioni e tanta fiducia, e poi parte a volte dalla richiesta di un problema sanitario, perché finché stanno per strada che hanno un problema di sanità e che non li avviciniamo tanto, a volte non sanno come comportarsi. Una volta che abbiamo preso fiducia, che ancora sono resistente a rimanere, è successo qualche volta che
l'inizio della ragazza dall'uscita di strada, per andare via dalla strada, iniziato da un problema sanitario che ci ha chiesto una richiesta d'aiuto, e da lì è partito tutto, perché piano piano, invitandola, accompagnandola, magari alla fine si fida completamente di noi, capisce che stando per strada e non avere qualcuno che gli dà una mano, che magari l'ascolta, la sente, l'aiuta, poi non la giudica, magari cerca a risolvere il suo problema e piano piano cerca di uscire. È successo qualche volta, e come è successo con noi e con Monica, con altre ragazze, a volte con la gravidanza, a volte soltanto un piccolo problema che c'hanno di sanità, e piano piano accompagnandole ci chiedono, l'amicizia diventa grande, e il loro modo a volte di ringraziarci è proprio chiedere l'aiuto di uscire finalmente, perché si accorgono che essere aiutata in quel problema che hanno avuto, che nel passato non potevano risolvere, che l'abbiamo aiutato a risolvere il problema, diventa la porta spalancata all'ingresso nella vita diversa, diciamo. E credo che per poter aiutare le ragazze, molto spesso andiamo, ma bisogna intensificare la discesa sul terreno, andare a trovarli molto spesso, e così loro acquistano la nostra fiducia e poi iniziano a parlare ogni tanto piano piano del loro problema, e da lì tante volte, andando a trovarli molto spesso, le soluzioni per farli uscire dalla strada iniziano a venire piano piano, ma non da noi che andiamo a trovare, da loro. Perché quando manchiamo 2 o 3 volte senza andare, la prossima volta che andiamo c'è già qualcosa che cambia, perché si è sentita persa in quel periodo che non siamo andati, e quando ci rivede inizia a pensare piano piano. Quindi la cosa decisiva è intensificare la discesa sul terreno, l'incontro con le ragazze, dimostrare che da qualche parte che c'è qualcuno che li può aiutare, ma pure se non possiamo fare tutto, facciamoli credere che c'è una soluzione per tutto, e vi assicuro che tante volte è successo, magari quello che avevamo incontrato, che non aveva un problema di salute, ci ha indicato l'amica che aveva un problema di salute, che piano piano siamo riusciti a risolvere, poi alla fine la ragazza è uscita e ha portato anche la sua amica. Io non lo so, credo che la cosa migliore è ascoltare, incontro con le ragazze e ascoltare senza giudicare e aspettare che il tempo è il gran signore, lo sappiamo tutto, piano piano. Grazie, grazie Sandra. Niente. Allora, qui c'è Codruzza Ferre che fa una domanda che a voi relatori, come dire, testimoni di questa sera, potrebbe essere molto: che tipo di formazione, di che tipo di formazione c'è bisogno per poter formare un'equipe di strada? Ci sono dei tips, tricks, cosa fare, cosa non fare, cosa dire, cosa non dire? Chi di voi risponde a questa domanda di Codruzza? Beh, io posso rispondere per la nostra unità di strada, poi credo che ogni unità di strada ha il suo modo. Infatti la speranza nostra è che mettendo più cose insieme, poi ognuno si fa un'idea sua, cioè una specie di sintesi, se vogliamo. Vai, ecco. Intanto io e i miei volontari, anche se da anni che vengono con noi, comunque questo percorso che ha offerto la diocesi l'ho proposto a tutti i ragazzi. In più, prima di andare in strada con i nuovi ragazzi, io mi incontro un paio di volte con loro e poi gli chiedo anche, dico, guarda, quando stiamo almeno le prime volte, mettetevi in ascolto, non c'è bisogno di tante parole, voi un po' sentite, vedete, e poi pian pianino entrerete a capire come sono le dinamiche sulla strada. Quindi anche un percorso molto, molto naturale, perché poi quello che funziona con una ragazza non funziona con l'altra, non c'è un modo preciso di approcciarsi.
Quello che io dico sempre però di non fare, e lo ripeto sempre, e lo credo davvero, è di non promettere cose che non possiamo mantenere. Perché prima o poi te lo rinfacciano, prima o poi ti chiedono di mantenere, perché è giusto che tu mantieni la promessa che hai fatto, e se non lo puoi mantenere è meglio se non lo fai. In più, come dicevo anche prima, non ricordo chi, non andiamo là per risolvere i problemi economici, andiamo là per creare una relazione un po' diversa. Quindi uno, non entrare nel giudizio, e due, non promettere cose che non si possono mantenere. È vero che tutto chiede un lavoro, ma come si diceva prima, non è vero che il lavoro risolverà poi tutto il problema della tratta. Poi non so, l'umiltà di mettersi all'inizio all'ascolto di chi ha più esperienza di noi, di chi conosce da più tempo le ragazze, e in più approfittare di questi momenti di formazione così, che sono comunque sempre utili. Qualcuno di voi vuole aggiungere altro delle unità di strada su questa cosa? Andiamo avanti. C'è Cinzia che sta a Treviso e chiede se può dare il suo contributo lì a Treviso, e se ci sono realtà, immagino stia chiedendo se ci siano realtà direttamente a Treviso, cosa di cui io personalmente non ne sono a conoscenza, però penso che, sentendo un po' la realtà ecclesiale su, si possa capire con facilità se ci sono delle realtà che si occupano di questo discorso su, a meno che qualcuno di qui dei presenti non ha qualche informazione in questo senso. Bene. Sandra ha alzato la mano, forse... Vai Sandra, si è alzato la mano? No, forse è stato solo per errore. Il contributo lo può dare, e a Treviso, vi assicuro che a Treviso ci sta tante realtà, soprattutto delle ragazze nigeriane, tante. Ma l'unica cosa è solo sapere come raggiungere queste ragazze, perché molto spesso vivono con compagni o magari con il fratello della mamma, che sembra quasi un fratello, e si confondono le cose. In realtà di giorno sono ragazze normalissime che vanno al supermercato, si fanno le trescine, sono vestite normali, però la sera vengono piazzati su tutte le strade del lungo, cioè a Treviso, in Veneto ce ne sta, solo che è gestito in un altro modo, e lì bisogna magari le persone sul territorio intervenire a capire un po', perché la maggior parte sono sempre accompagnati o un finto fidanzato o un finto fratello. La realtà a Treviso ci sta, e ve lo assicuro, soprattutto nella rete nigeriana. Grazie. Questo volevo dire. Ecco, Cinzia, a maggior ragione ti devi dare una mossa su a Treviso. Va bene. Sentiamo un po' l'ultima domanda. C'è Omar Mancuso che ha alzato la mano. Vediamo un attimino. Vai. Aspetta. Ecco. Mi sentite? Mi sentite? Vai. Sì. Sì, io sono rimasto molto colpito ed ero particolarmente incuriosito da una cosa che ha detto la relatrice Monica Attias, che quando il capo religioso del Benin ha emanato quell'editto, tutte quante le nigeriane hanno esultato gridando viva la libertà. Ma io ero curioso di sapere una cosa, ma le nigeriane che vengono qui in Italia non sono cattoliche, come immagino che sia la maggior parte della Nigeria? Perché questa cosa mi colpiva tanto, o ancora è così forte... Io so che l'influenza del voodoo è molto molto forte in gran parte del continente africano, però non immaginavo che fosse così forte anche in un paese cattolico come la Nigeria. Monica, ecco, vai. Sì, purtroppo cattolicesimo e voodoo, ahimè,
convivono. E purtroppo questa credenza nel giugiù attraversa tutti i settori culturali. Cioè, io ho avuto anche delle ragazze che avevano fatto l'università, una ragazza che aveva studiato comunicazione all'Università di Benin City e che mi ha detto: non avrei mai creduto di finire io nella tratta, ma sul voodoo ci credono tutti. È una cultura fortissima, e i terrori che questo voodoo provoca nelle ragazze sono reali. Cioè, alcune poverette veramente per la paura delle ritorsioni, per la paura di quello che può provocare la rottura del giuramento, perdono la testa, veramente perdono la testa, si ammalano. E una ragazza che era in accoglienza da noi, che era uscita, faceva una vita tranquilla, eccetera, ma tutte le notti sognava la madame che la rincorreva perché lei aveva rotto il giuramento. Quindi sono delle cose radicatissime, radicatissime, e che potevano essere annullate solo da un capo tradizionale, quindi con la stessa arma, diciamo. Questo è il problema. Questo però, io ripeto, purtroppo non ha rotto la catena dello sfruttamento. Prima di tutto perché questo editto non era retroattivo, quindi chi aveva fatto il giuramento prima rimaneva ancora schiavo e valeva solo per i giuramenti a venire, diciamo, in qualche maniera. Poi ci sono le madame che dicono: ma quella è l'oba del Benin, io sono della zona del Delta, quindi quel capo tradizionale non può emettere un decreto per me. Quindi, e poi di fatto i soldi li devono continuare a pagare, purtroppo. Ecco, quindi a volte prendono coraggio e non li pagano più, però di fatto le famiglie si sono indebitate. E quindi oggi sulla strada, per rispondere anche a quello che si diceva prima, è vero che c'è un percorso che ti porta al lavoro, perché il problema è che le ragazze sono richiedenti asilo, eccetera, ma dal 2017, che è stato l'anno di massima espansione del fenomeno, veramente di massima espansione del fenomeno, non so se vi ricordate, gli sbarchi erano tutte di ragazze nigeriane sole, era impressionante. E che cosa è successo? Scusate, ho perso il filo. Mentre nei primi anni c'era il problema dei documenti, adesso c'è un po' meno, anche perché gli arrivi si sono sensibilmente ridotti. Molte delle ragazze che sono su strada hanno un permesso di soggiorno per asilo politico di 5 anni. Quindi è vero che c'è il discorso di aiutarle nell'ottenimento dei documenti, ma molto meno di prima. Alcune il permesso di soggiorno ce l'hanno e potrebbero lavorare, insomma. Poi è sempre vero che non è solo un discorso economico, non è solo un discorso di lavoro, ma un po' costruendo sulla autonomia, diciamo, economica, diciamo che partiamo anche un pochino più avvantaggiati, insomma. Bene, grazie. Allora, sentite, proviamo ad entrare verso la conclusione di questo nostro incontro. Mi permetto soltanto di condividere con voi qui sullo schermo e anche in chat una scheda molto molto semplice sull'ABC di un'utilità di strada, ecco, con pochissime indicazioni semplici, però con questa precisazione. Ripeto, se ci fossero tra di voi un gruppetto di 2, 3, 4 persone che amerebbero mettere su un gruppo, un'unità di strada, ecco, segnalatecelo, magari scrivendoci una mail, in modo tale che con il coordinamento, diciamo, ecclesiale, proviamo poi a vedere come poter sostenere questo desiderio e ad accompagnarvi. Se invece anche una persona da sola, diciamo, che non ha un gruppetto sul proprio territorio e così via, va bene uguale se ce lo scrive, in modo tale che proviamo ad integrarla e ad affiancarla, far affiancare un
un'unità di strada già esistente. Allora, condivido un attimino lo schermo, ripeto, è una cosa molto breve che vorrei fare con voi. Non so se vedete lo schermo, lo riuscite a vedere, no? Come vedete, abbiamo scritto la BC unità di strada, che sono il primo e appunto attrezziamoci bene prima di partire con un breve percorso di formazione specifica, per quanto breve, che possa essere poi fatto prima, direttamente anche sulla strada, subito dopo e così, però importante è farlo. Su questo il coordinamento ecclesiale, come vi dicevo, è a disposizione per offrire il nostro sostegno, anche per un confronto e così via. La seconda cosa che abbiamo messo su questa scheda è: perché scendere in strada? E come avete sentito anche dalle testimonianze, per dimostrare vicinanza e disponibilità di sostegno. Non andiamo né a salvare le persone, a dire da oggi in poi ci pensiamo noi a te, perché si ingannano così le persone. Ricordo benissimo una ragazza che avevamo sostenuto e incoraggiato a lasciare la strada quando uscivamo su via Salaria con l'unità di strada. Una ragazza che avevamo trovato un posto di lavoro per lei in un bar, e così dopo 2 settimane la ragazza ha lasciato questo posto di lavoro perché il proprietario del bar ha provato semplicemente a chiederle altri tipi di lavori. E quindi noi ci eravamo infervorati dicendo mo ci pensiamo noi, e poi è fallito quell'intervento, perché l'avevamo caricata di troppe aspettative della serie ci pensiamo noi a te. Siamo lì, vicinanza, disponibilità di sostegno, e affinché lentamente le persone prendano la decisione dentro, maturare lentamente, ecco. Noi restituiamo sguardo di dignità alle persone, quasi a dire, forse a volte questo è anche in gioco sulla strada, quasi restituire alla persona lo sguardo, sembra che ci credo io di più in te come persona umana che non te, che rischi di perdere il rispetto di te stesso, di te stessa, perché c'è un'umiliazione grossa, è facile che uno perda anche il rispetto di sé. Quindi sono queste, disponibilità e vicinanza. E un'altra cosa è, ecco, non è un servizio da liberi battitori, ecco, questo sentiamo l'esigenza di sottolinearlo. I tempi, se volete, diciamo così, e strumenti prudenziali servono per un'unità di strada, perché che sia una cadenza fissa, lo dicevano anche prima, che sia settimanale o bisettimanale e così via, con orari prestabiliti, in modo tale che le persone che vivono per strada, le ragazze, e prendano l'abitudine della nostra presenza lì. E è anche utile che ogni unità di strada possa segnalare alle forze dell'ordine i propri nominativi, il nome del gruppo, i dati personali, i giorni, orari del servizio, le targhe anche delle auto usate. Questo è buono come strumento e come modalità prudenziale, ecco. Come poi dicevano anche Paolo, forse, in ogni gruppo, lui diceva, facciamo che ci sia almeno una ragazza. Ecco, io la rovescerei, che in ogni gruppetto ci sia almeno un maschio, perché la prevalenza deve essere femminile, chiaramente. Tra l'altro mi colpiva anche questa sera, mentre così osservavo i nomi, qui c'è una prevalenza, una predominanza femminile altissima. Anche questo la butto lì, ecclesialmente parlando, forse ci dovremmo fare una domandina, ecco, da questo punto di vista. Un telefono dedicato, Monica diceva, non basta un numero verde magari al quale non risponde, ma dire guardate, se volete qui su questo numero rispondiamo noi, vi facciamo vedere prima la faccia e poi vi diamo il numero, insomma, ecco, è buono perché accresce il grado di fiducia, ecco. Anche una piccola rete a cui appoggiarsi per poter aiutare le ragazze a lasciare la strada, istituzioni, associazioni. Il quarto punto è: andiamo lì per strada, però poi dobbiamo ritrovarci anche a condividere degli aspetti del nostro servizio, il vissuto,
qualcuno diceva, ma sono poche le ragazze, però Encolina diceva, se un giorno dovessi, una sera dovessi tornare a casa e dovessi stare bene, significa che non ci devo più tornare, perché quell'inquietudine rimane, veramente le prime volte non ti fa nemmeno dormire, perché è dura, tornare a casa, dire buonanotte e così. Quindi è importante che il gruppo si ritrovi con regolarità per condividere i vissuti, le azioni svolte, una progettualità sulle singole persone. Ecco, io sento di dire, sentiamo di dirlo, anche il percorso spirituale del gruppo è necessario. Sì, è vero, qualcuno scende non perché è motivato dal Vangelo e ci affianca e va benissimo. Magari ci arriva al Vangelo in maniera forte dopo. Però è chiaramente un gruppo di unità di strada, almeno dal nostro punto di vista, chiaramente deve avere dietro un nutrimento spirituale, perché è lì noi desideriamo essere presenza del Dio dell'Esodo che dice io sono, e stiamo lì a dire io ci sono, stiamo in qualche modo desiderio di sacramento di chiesa, ecco, e gridatelo dai tetti e dagli amboni anche questo, cioè come si fa animazione? Certo, bisognerebbe raggiungere i clienti, qualcuno lo diceva, come non fate, non si fa qualcosa anche per raggiungere i clienti? Certo, sarebbe tanto buono e importante intervenire, perché voglio dire, è parte fondamentale anche questa, però va responsabilizzata e consapevolizzata la comunità ecclesiale, quindi va gridato dai tetti, dagli amboni, raccontando, dicendo qualcosa, raccontando storie. Ecco questa scheda adesso ve la condivido anche in chat, in modo tale che volendo lo potete, vediamo se riesco a farlo, perché io non sono molto pratico. Alberto, mi devi aiutare. O lo condividi tu oppure io non riesco a condividerlo. Me lo mandi a me. Comunque possiamo fare così. Lo metto nel sito dove metto le registrazioni degli incontri e lo invio per email a tutti gli iscritti quando mando il link del prossimo incontro. Scusate, non ho mai condiviso un file sulla chat così, ecco, che faccio la figura. Comunque, ecco, questo sarebbe il sito. Fatima dice quale sito? Il sito della Caritas, dove ci sono anche il sito della Caritas di Roma. Il link è quello che trovate nell'email dove vi è arrivato il link di Zoom. Per accederci c'è anche il link dove sono le registrazioni degli incontri. Bene, ci fermiamo qui. Ecco, che cosa mi permetto io di dire per ultimo? Se qualcuno di voi presenti, persona singola o gruppetto, avesse questo desiderio del dire beh, per strada ci voglio provare a scendere anch'io, ecco, facciamo questo sforzo, fatelo questo passo, fatelo. E per chi di noi ha vissuto l'esperienza, io per un po' di anni ho fatto questo servizio in parrocchia, è veramente una cosa sconvolgente ma estremamente arricchente, che dà, come dire, un arricchimento, consistenza personale, ma anche la sensazione che per quelle ragazze fai la differenza. Ecco, è importante questo discorso. Quindi se c'è questo desiderio, custoditelo nella preghiera, però poi fatevi avanti anche, ecco, mi permetto di dire questo. Allora, ci fermiamo qui. Don Ben, posso aggiungere solo una piccolissima cosa rispetto ai clienti? Vai. Nel senso, noi i clienti li possiamo sensibilizzare nei nostri luoghi di vita quotidiana, perché sono persone che stanno accanto a noi, non è necessario andare ad incontrare sulla strada. E noi vediamo le macchine che girano e ce le abbiamo accanto. Quindi è un'azione di sensibilizzazione che possiamo fare veramente, veramente tutti i giorni. Giusto questo. Grazie. Ecco, grazie a te. Allora, il nostro prossimo incontro è tra